Ok, allora ragazzi, buonasera e benvenuti sulla puntata. Siete saltati a prendere. Andiamo avanti con questo. Ciao Irene, prova qua. Ragazzi, ci siamo. Allora, come va, ragazzi? Spero tutto bene. Passiamo nel negozio. Io lo so, hai sonno, non so cosa farci. Non so cosa farci, purtroppo è così. Mai fa, guarda, non so cosa dirti, guarda. Dovessi dormire un po'. Lo so, dovessi dormire un pochettino. Tra un po' mangi, lo so. Sì. Oh, grazie del raid. Eccoci qua. Andiamo avanti con questo che devo fare un po' di missioni qua. Buonasera. Come va? Spero tutto a posto. E andiamo avanti con questo gioco mentre intanto devo fare un po' di missioni ancora. Però più che altro per cazzeggiare, perché poi... vi ricordo che alle 8:30, per chi sa, vi aspettiamo dall'altra parte, per chi sa, conosciamo un bel canale di, dove si chiacchiera, quindi nel caso Jack vi invia il link, nel caso, conosciamo queste due persone che sono proprio brave. Però prima di tutto andiamo un attimo a fare questa missione, quindi starò un po' un'oretta, che poi devo andare. Squadre pubbliche, no, non voglio fare squadre pubbliche. E quindi andiamo subito avanti con questo bel gioco. Allora, a me personalmente non è che ieri sono impazzito a fare due missioni, veramente sono uscito di testa. Però sinceramente non è il 4 è un po' meglio, però. Ah, dammi un minuto, non ho ancora finito di compilare l'ultimo. Cos'è sta roba? Resti dei soldati. Di cosa stai parlando? Vuoi dirmi che non lo sai? Che cosa non so? Super mutanti. Comunque, ma te tranquillo, ci spacco io a sta gente. Riferirò. Un'altra cosa, Foundation ha tracciato gli attacchi qui vicino. Sì. Pare che i mutanti provengano da quelle caverne. Vai tranquillo, ci penso io. Come si chiamano? Caverne anziane, caverne altare. Altare, anziane. Comunque, vabbè. Grazie. Stai sereno, ci penso io. Vado io a picchiare sti mutantoni. Da non confondere con mutanti. Addio. Oh cavolo, vai sopravvissuto. Cavolo, non posso neanche ucciderli. Minchia, qua è fortissimo di livello alto. Allora, andiamo subito quindi a vedere. Ah, nuovo livello, vedi che mi devo alzare di livello. Voglio fare andare un po' nella percezione, perché ho percezione e cose bassissime. Comando, grazie alla tua preparazione di base. No, di qui no. Comando esperto. Fuoco concentrato. Tiratore scelto. Disinfestatore. Gli attacchi ignorano 25% di armatura di insetti.
Stavamo parlando col signor Jack di come Bioshock sia stato influenzato dal pensiero di... Ok, ho capito. Sì. Sì. Concordo. Ho un po' seguito il discorso, concordo. Sì, sì. Ce l'ho uno per Xbox di Bioshock, che prima o poi, quando avrò voglia di rimontare Xbox per giocarla in live, o Bioshock Infinity, mi sembra. E lo devo portare, ragazzi. E lo dovrò portare come? Però sì, quel poco che ci ho giocato, ora ai Devil May Cry ci ho giocato, gli altri sinceramente. E tu gioca che non parli, basta, sai che non sono a pezzi. Caro, se vieni a farti la mia di settimana, vedi che. Creatura notturna. Compattezza di trovare carne extra. Scassinatore. Ah, questo mi serve. Come? Vabbè, ma l'ho sentito un po' di tutto, eh. Ok. L'ho un po' sentito un po' di tutti sta cosa. Guarda, ormai è una cosa che ormai non è, ormai è così, guarda, non, ormai partiamo da 10, arriviamo a 5 di 5 minuti, che poi non siamo così, però. Sì, purtroppo è così. Ormai ci ho perso anche le speranze, guarda. È molto interessante, non l'ho mai giocato. Per portare alla luce il pensiero dell'uomo con i baffetti, ma sai che io non ci ho mai proprio giocato e l'ho preso insieme all'Xbox, quindi poi prima o poi lo porterò. Quando avrò voglia, perché... Quando avrò voglia, ben volentieri. Ok, devo andare a parlare con... No. Ah, ok, sì. No. Non è questa qua. Dove devo andare? Ah... Ad Victoriam. Stai zitto. Non possiamo aspettare che la gente muoia, ecco, prima di schierare. Ramani e io parlavamo giusto bravo del programma, sì, di pattugliamento. In gambe, cioè. È molto più importante, sì, lo so, di un pattugliamento. Stiamo chiesto, ma di vite, sì, umane. Ce l'ho, guarda, infatti prima o poi lo devo portare, sì, sì. Visto? Lo devo portare, sì. Abbiamo perso tempo. È lì, soltanto che non ho mai voglia di mettere l'Xbox, metterci la scheda di acquisizione, ma veramente non ce l'ho proprio testa. Ma in realtà non sono proprio motivato a fare troppe cose. Ed è là che... Cioè in live non ho molta voglia di portare cose, così. Poi queste belle giornate onestamente lo passo molto volentieri fuori a prendere un po' d'aria, farmi delle passeggiate, piuttosto che fare live. Cioè almeno ho perso, quindi sì, prima o poi lo porto perché ce l'ho lì. E ho anche il gioco della TNA, quello per Xbox, quindi prima o poi verrà sicuramente portato. Questo è poco ma sicuro, però bisogna avere la voglia. Io preferisco farmi una bella uscita, farmi una passeggiata pazzesca. No, no, l'Xbox no. A passeggio no, ce l'ho in una scatola. Che tra l'altro questi qua dell'usato neanche la scatola mi hanno mai dato. Cioè l'ho messo in uno scatolone di quelli per fare i traslochi. Gears of War. Mai sentito, ma sai, per PC. Passeggiatine. Sì, sì, una vincente. Sì, passeggiatine. Io me ne sto facendo un sacco. Ma preferisco, perché io dico, ma avessi una soddisfazione a farla, dico, vabbè, che so, c'ho 20 persone, dico, vabbè, sono più invogliato a farla, ma ultimamente i risultati non vanno bene, è da qualche mese che non è che va tanto bene, quindi mi invoglia più a uscire di casa che effettivamente far live. Poi quando verrà brutto e pioverà, piuttosto che non fare niente, piuttosto che girarmi i pollici, allora faccio le live, ma non sarà mai la mia scelta primaria del passarmi il pomeriggio, ecco, così va, buttiamola così, almeno in questa cosa di giochi è così. Poi in altri progetti mi ci sto dedicando un sacco, perché per ora vanno bene. Poi quando inizieranno a scricchiolare, spero di no, anche quelli. Allora, dati.
cosa c'è scritto? Parla con l'iniziato? Chi è sta gente? Norland? Ma chi è l'iniziato Norland? Ah, ok, sono qua dentro. Ah, sì, sì, è 20. Ma lei, ma se sei fortunata nei giochi, quindi non lo so cosa. Io sono arrivato alle 6:15, ho fatto un sacco di cose, ho comprato altri due film, ormai mi sto riempendo la casa, ho ordinato roba da Amazon. Mamma mia, devo andare domani, forse se lo trovo recupero una steelbook di un film che non è che mi piace tanto, ma è bella da vedere, quindi vabbè, per collezione. Quindi ho già messo in ordine il prossimo film da prendere. Quindi ma perché sto tizio su mi ha sputtato questo secchione di Devil May Cry 4? Non lo so. Sai che non ho idea. Riceviamo rapporti che parlano di gente scomparsa in tutta gente la scomparsa. Da quant'è che succede? Lo scontro con i mutanti è stato il mio primo vero scontro con i mutanti. Oddio. Oh cavolo. Beh, sai che non lo so. E adesso, ecco, il problema di sti giochi della Bethesda è la mappa, veramente. Chi è questo che si fa riflessione? Ad Victorian, cosa posso no, fare? No, stai zitto, guarda tu che ti fai riflessione. Che a me è l'unico gioco in cui sono fortunato in cui vinco. Il Cavaliere Shin ci ha incaricato di rintracciare i super mutanti. Vediamoci dalle caverne ardene. Ehi, non serve essere così formali. Non è formalità, ma è educazione. Ora lo presentiamo tutti la confraternita. Da già abbiamo scoperto che il pinguino verde è radioattivo. Sì, me l'hai scritto bel messaggio. Quindi più pinguini radioattivi. Ah, va bene. Va bene. Guarda, sono anche d'accordo. No! Ma perché sono immortali? Era bello che magari sto qua si faceva le flessioni e io ci sparavo in faccia. Che palle. Non posso fare niente a sta gente. Che stress. Io voglio sparargli. Pensa che bello, magari loro si fidano di me, dicono no, è un nostro alleato e io ci sparo in faccia. Ma vabbè. Se mi avete. Oh Dio! Beh, io vinco mai. Mi farai venire un colpo. Mai vinto in quei giochi. Iniziato a prepara le armi, si va in missione. Mie armi? Tipo una pistola? Una vera? Una pistola vera? Non sono pronta. Non sono pronta per niente. Posso restare in infermeria? Per favore, fatemi. Se sei iniziato noi dovremmo incontrare. Non okay. Serve. Diamoci una calmata. Ma questa so, qua è già nervosa, neanche abbiamo fatto niente. Non solo morirò di sicuro, ma lo farò in modo stupido. Ah. Adesso basta. Aia. Esatto. Nessuna ragione d'essere nervosi. No, ma signore, nessuna ragione. Ma per carità. Ma dai, andiamo. Non può essere vero. Non può essere vero. Un attimo. Ma io okay. C'ho questa qua come alleata. Mamma mia, andiamo proprio bene, va. Andiamo proprio bene. Questo che serve. Sì, beh, grazie. Molto gentile. Dove devo andare? Perché? Cosa? Ma non capisco che devo fare adesso. Mai fatto azzardo. Ah, io giocavo ogni tanto alla SNAI, qualche giocata, ma la so fatta. Adesso è un po' che non gioco più la SNAI. Sempre allerta. Mi giochi al casino. A quelli perdo sempre. A quelli perdo sempre purtroppo. Allora ti vinco sempre vestiti, sì. Ma anche io ogni tanto becco vestiti con la roba lì, Ma anch'io, guarda, è un po' che non faccio GTA, guarda, quasi quasi stasera. Pinguino radioattivo verde e oro. Non ci sono sti eroi. Chissà che missione è, sono proprio curioso. Allora, vediamo un po' dove devo andare. Fai rapporto alle caverne ardene. Dov'è? Oddio, ma dove sono? Come ci arrivo qui? Oh,
21 tappe, facciamo sto viaggio. Quindi preferisco, finché è bel tempo, me ne uscirò. Dovete vedere in GTA. Bello. Bello, tipo Chernobyl. Preferirò sempre uscire al pomeriggio, farmi delle passeggiate, passarmi il tempo in altri modi. Sinceramente fare live non ho più voglia. Proprio onestamente preferisco una bella uscita o vedere qualche amico. Fallout è la parte di male. Sì, sì, ma Fallout, guarda, anche il 4 in realtà a me piaceva di più perché beh, qua si vede, qua ci sono tutti gli intrighi anche. Cioè Fallout si vede la parte marcia dell'umanità, Comunque non è male, però preferivo il 4. Non so perché preferisco il 4. Ok, quindi di qua. Preferivo il 4, lo preferivo di più. Anche se poi da metà in poi. Oh, quello è meglio. Ma chi è? Puttana, sono andato così alla rimbaggio, ma. Che miseria. Porca miseria, ma cos'è? Cosa succede qua? Ah! Ecco qua! E basta! E silenzio! E stai sì! Il diario con Calamato, sono entrato nell'aria per girare la ruota, c'era un calamato per strada. Beh, ottimo. Calamati per strada. Basta, ma chi è qui? Basta. Qua. Ecco qua. A posto. Chi è ancora? Ma chi è che mi rompe? Adesso ti sistemo. Chi è? Pigliati sta scoppola. Come di Metal Gear. Guarda, spesso dentro di vita reale, sì. Per salvare Fallout da una donna, per salvare la vita di suo marito, viene costretto a delegare il carnale a tutti gli uomini del Vault. Ma questi alla fine avevano votato il marito, costringendo quest'ultima a uccidere tutti quanti. Ma è in questo? È nel... è nel 76? Cos'è il cut? Ah, il cutter è il coso. Martello demolitore. Ok. Sarà di qua. Se nel 4, New Vegas. Ah, quello che mi manca. Mi manca a me. Il 3, il New Vegas. Mi mancano. Ma chissà, forse. Un giorno. Una citazione qui. Ah, non lo so, forse non l'ho. O forse l'ho vista io. Ci ho fatto caso. Caverne, eccole qua. Andiamo a vedere queste caverne, va. Ok, stiamo avvicinandosi alle caverne. Dove sono queste caverne? Ah, aspetta, sono segnate. Cavolo, c'ho un sacco di peso per quello, 208. Porca merda. Cutter al plasma. Ecco sta scione in giro. È quel, proprio quello che serve. Cos'è quello? Queste sono le caverne. Che schifo. Via. Schifo. Chi è? Fatti sotto. Ecco qua. Quella citazione rappresenta ciò che succede in molte sette, anche paesi e nazioni del terzo mondo. Sì, vabbè, quella della, diciamo, buon appetito, quella della, chiamiamola, della prostituzione così legalizzato, quantomeno. È una cosa che succede
anche adesso, come l'altra volta che l'Arcuri ha dichiarato, ma a me chiedevano di fare certe cose. Cavolo, dopo 20 anni te sei uscita anche tu. Ma mi chiedevano di far questo, di far quello, far quell'altro. Esiste un po' sta cosa, chi per interesse, chi effettivamente per altre cose. Cos'è sta roba? Ah, c'è una mosca, eccola qua. E basta, che schifo. Via. Oh, 2 biglie. Ok, qua 2 biglie non mi interessa. Quindi esiste un po' sta cosa, ma un po' ovunque, un po' per tante cose. Cioè offrirsi in cambio di cose. Esiste. Ma io ormai non mi stupisco neanche più io. Quante volte si chiamano le donne per salvare il marito? Vengono costrette a fare queste cose. Alcune lo fanno perché non hanno altre. Diciamo che non hanno altre cose. Purtroppo è così, non hanno altre soluzioni e magari non sono neanche brave e purtroppo fanno quello, però poi ma capita abbastanza spesso sta cosa. Sì, poi quello che dici te è giusto, anche quello che dici te esiste, la voglia. Chi mi sta inseguendo? Sento dei rumori brutti di passi. Sì, sì. Sento brutti passi, ma un rumore. Ecco qua. Chi è? Ci sono altri che vogliono provare la mia ascia? Ok, basta. Allora, vediamo un po' dove sono ste grotte. Scusa, ma io ci sono già. Com'è troppo peso? Cosa vuol dire troppo peso? Ma queste sono le grotte. Ma non sono grotte queste. Ma è un. Ah, forse sono qua. Che palla però quando non trovi. Questo chi è che si è infilato qua dentro? Si è infilato nella spazzatura. Okay. Ma forse sono. Non è possibile? Aspetta. Ah, ma si entrava così. Vabbè. Ah, beh, ma si poteva entrare così, ero bravo subito allora. Qua mi sa che io non vorrei che fosse una missione lunga. Io questo gioco penso che sia stato fatto in realtà per giocare almeno in due, perché ci sono delle missioni che secondo me in due sono perfette. Secondo me in due sono perfette. Molte occasioni capo direttore invita le donne a fare queste cose, false promesse, ma sì, vabbè, questo sì, però poi ci sono anche quei casi in cui diventano famose perché hanno fatto quelle robe lì, che non c'è niente di strano, per me non è una cosa. Ognuno si gioca le carte che vuole. Però ad poi Victoriam. Non venire poi a fare la predica. Parliamo del in quel senso lì. Foundation riferisce di attacchi di super. Io non lo vedo niente di strano. Ognuno usa le carte che vuole per farsi notare. Ed eventualmente. Però poi non venire a fare la predica morale. Procederemo in formazione. Se vedete qualcosa che non vi torna, riferite subito. Tanto è tutto chiaro. La carriera della suddetta non è che ha avuto sta gran crescita. Sì, ha fatto qualcosa, ma è un incapace lo stesso, Ok. Io sono pro. Come su Twitch, ragazzi. Muoversi. Su Twitch uguale, c'è gente che butta via la dignità, va a fare le marchettate. Fa il lecchino con i propri spettatori, va a fare il grande amico in giro e poi però io sono contro queste cose qua, perché come mi vedete così io sono proprio nella vita privata. Evidentemente vanno su questa gente qui, sono carte loro, però poi insomma moralmente non è che sia il massimo. Salve avventurieri. Io non farei mai delle robe del genere, però purtroppo sono quella gente che va su. Purtroppo quelli veri non li calcola nessuno.
Sì, sì. Guarda, ti posso dire che secondo me quelli che conosco, guarda, che meritano saranno ben pochi, ma proprio uno sono io. E non è per menarmelo, ma più che altro per l'impegno che uno ci mette, perché quando uno è onesto dovrebbe essere premiato. Quando uno è onesto a fare le cose dovrebbe essere teoricamente, dovrebbe essere premiato in teoria, però teoricamente. Oh! Ehi! Mamma mia! Eccolo qua, maledetto! Dovrebbe essere premiato la sua sincerità, invece viene premiato cose che non, a mio avviso, per carità, non sono proprio il massimo, ecco. Allora, vediamo un attimo qui. Ho buttato giù un coso, ho provato il cutter laser, che non so cosa sia, però penso che sia una buona cosa. Vediamo se c'è qualcosa di decente qua. Che è questa roba? Oddio. Basta? 52, 53. Vediamo. Secondo me qua si può fare qualcosa, ma non so cosa devo fare. I miei amici sono lì, tra l'altro. Sono troppo pesante. Porca miseria. Sono troppo pesante. Vabbè. Dai. Troppo pesante. Vediamo un po'. Andando avanti. Ma i miei amici dove sono? Vabbè. Sono scappati tutti. Sono andati via quelli della confraternita. Cioè, mi hanno lasciato da solo. No. Cos'è? Sento un brutto rumore. Cos'è? No. Cos'è quel coso di fuoco? Uff, cazzarola. Ecco, sapevo. Yeah. Ah! Maledetti! Andate al diavolo! Maledetto! Aia! No, sono morto! Un trisa, è vero! Ma sono tutti. È una mucchiata! Hanno fatto un orgione, ma cavolo, dai, non è possibile. Ma io ero con i cavalieri, ma dove sono andati a finire? Sono andati a farsi. E lì ho sbagliato io, forse, perché questa è rotta. Fucile a combattimento. Ma poi questo fucile non è granché, però tra poco lo butterò via. Tra poco lo butto. Perché. Quelli là, maledetti. Guarda dove sono. Fa una stalla. Probabile. Sì, ma questi non vengono manco con me. Concentrati, Hughes. Cioè, mi lasciano da solo. Giusto. Sì, ma. Boh. Io vorrei andare a recuperare la roba che ho perso, però. La roba che ho perso. Ciccio. No, non è un eroe, Jack, purtroppo. No, non è un eroe. Dove sono sti stronzi? Ah, ecco, grazie. Sono gentile. Adesso sono venuti. Devo morire prima che venissero. Ma insomma, sarà pure un eroe, ma. Ancora? Basta, oh. Che palle. Ma non posso. Ah, ecco fatto. Oh. Cioè, farsi solitamente. No, in effetti. Vi do ragione, assolutamente. Vediamo un po' cosa ci dice adesso. Cosa vuole? Siamo a un punto morto, pare. Qui c'è del sangue. Pare che i mutanti abbiano lasciato il segno. Iniziato. Cosa mi dici di questo posto? Io c'ho solo una parola. Uno che si chiama per V. Perciò è molto probabile che però, i mutanti però siano qui. Ottima osservazione. Guarda. Controlliamo bene la stanza. Bene, copro l'altra parte. Ottima iniziativa. Voi due, restate insieme e coprite questa zona. Ma chi io con non la scarsa? Non fatemi sfuggire niente. Ma una bene. Buona ricognizione fa la differenza tra la. Il modo di passare. Sì, farò del mio meglio. Anzi, sarò scrupolosa, cavaliere, signore. Stupido è un male di cloni. Potrebbe essere, ma io c'ho sti qua, non so. Io ho paura che. Speriamo che non succeda a noi. Potrebbe tornare utile. Cioè? Ma cos'è qua? Esamina? Come esamino? Ah. Esamina?
Alcune rocce bloccano la via. Quei attrezzi giusti. Boh, ma io non posso fare niente io. È inutile che... Non posso farci niente, è crollato. Autobahn si questa stronza. Se una persona sei personalità può fare... Ah, sì! Conosciamo... È una citazione. Una pala. Ah, una pala. Che ci faccio con la pala? Me la metto in quel posto là? Cos'è questo? Aspetta. Ma si può salire? No, non si può salire. Perché non si può salire? Sta storia che sono troppo pesante non va bene però, eh. Muta da caverna. Respirazione subacquea, immunità acqua, radiazione. Ah, vabbè. Questo non è male. Muta da caverna. Camicia di forza. Sì, quello è per la gente che... Varie. Carbone non raffinato. Dai, la roba pesante. Guarda che bello. Sembra uno di quelli di Star Wars. Adesso devo trovare... una via per passare. Che palle. Io le odio ste missioni. Ma perché? Perché ste missioni scaberce? Come? Ah, devo trovarla qua per forza. Comunque penso di essere l'unico che è molto attivo. Ma io non me ne fotte un cazzo. Proprio con detta non mi interessa. Un giorno per me è un giorno come un altro. Poi è successo quello che è successo e va bene. Non è l'unico evento storico che abbiamo assistito nella nostra vita. No, per me onestamente è nulla di preoccupante. È dove tutto è bene. Come tante altre cose mi interessano poco. Però ha tirato no, però neutralità sì, cioè proprio disinteresse. Al centro si trova il dente di Odino, la più grande caverna naturale. Ah, io stavo vedendo la televisione, mi ricordo che stavo guardando credo un film su Italia 1. Su Italia 1 davano uno di quei tipo storia fantastica, sapete quella saga di film lì. E mi ricordo che dicevo, ma porca miseria, ma chi se ne frega, ma dov'è il mio film? Allora avevo provato a mettere su Rai 2, Rai 3, tutto sempre... Ma non me ne frega niente a me, così come non mi interessa di tante altre cose. Terrò gli occhi aperti. C'è una crepa nella parete là. Qua, qualcuno senza armatura potrebbe intrufolarsi. Senza armatura? Allora andiamo senza armatura. Oh, andiamo. Io posso entrare. Cosa vuol dire? Ma io posso entrare. Stavo per partire a vacanze e vedi quello che... No, ma io avevo visto il video, solo che... Cosa vuol dire qualcuno senza armatura? Senza armatura. Ma questo ce l'ha l'armatura, cosa mi dicono? Niente da riferire? Manda la ragazza, ma infatti. Facciamolo ma con attenzione. Sospetto che qui ci sia molto altro. Hai trovato niente? No. Capisco. Ma insomma, ma devo fare tutto io qua. Dobbiamo coprire quanto più. Iniziati Norlan e Husen. Iniziato Norlan. Sì. Procedi. Rimani. Insomma, capisco. Sì, vabbè, tutto a posto. Andiamo. Andiamo. Spostiamo mi quelle rocce. Mi raccomando, non agire con imprudenza. Ma sì, non ti preoccupare. Ci butto due bombe. Butto un missile via. A posto. Te. Adesso faccio io.
Dai, su. Fate schiavi, lavorate. Ecco, guarda, guarda che bravo quello lì. Mamma mia, pazienza. Avanti. Dai. Cosa fa questa? Quindi, cosa facciamo? Che devo fare io ancora? Madonna, non ci capisco più. Ah, quest'altra qui deve passare? No, esamina. Scava con le mani, scava con la pala. Gli dai due colpetti alla donna e dice, eh sì, scava con la forza. Con la pala, rimuovi una roccia. Scava con la pala. La mia forza erculea ha fatto questo. Dai, su, andiamo. Avanti, fatti sotto, buffone. Come, è un super mutante. Cazzo, aiuto, 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 aiuto. No, 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 scherzo, scherzo. Aiuto. Beh, è una parola. Adesso ci provo. Ci provo, ma... Scatter plasma. Ci proviamo. Ma anche voi dovete... Ehi! Mamma mia. Mamma mia. Pazzesco questo. Ma... Con un colpo l'ho polverizzato. Scala con la forza e dona il filetto. Esatto. No, no, ma quello è il meno. Ma... Cos'è che ho... Pazzesco. Vabbè, ci ho dato due colpi e li ho ammazzati. Vabbè, meglio così, pensavo fossero più forti, però. Così è diventato più fortissimo. Quei mutanti devono essere rimasti intrappolati dentro dopo gli attacchi. Se questo passaggio quindi? Fa il giro, sì? Iniziati Norlan e Husen saranno nei guai. Ma figurati, quando mai? Ecco perché non ti sostengo. Padinora avrebbe dato massima priorità all'incolumità degli iniziati. Cerchiamo gli altri iniziati. Sono stato troppo ottimista sulla sicurezza. Un momento. Mamma mia, questo. Oh oh, i nostri amici sono in difficoltà. Dobbiamo trovarli. Muoviamoci, ma io è tre ore che mi voglio muovere. Sei tu che sei lì fermo. Questo qua c'ha l'armatura e non va. E mi manda a me che sono senza. Ma roba da matti. Dai, dove è andato? Spero che sia dietro di me questo. Spero. Questo cos'è? Ah, non è un cadavere. Ma sì che è un cadavere. Munizioni. Oh. Avanti, no. Dai. No. Chi è? Andiamo a vedere. Sento delle voci brutte, tra l'altro. Di gente ferita. Oh, cavolo. E se mi esce qualcuno che... Da dietro... Hai sentito la voce? L'era in mezzo a tanti visti. È vero, può essere. Effettivamente. C'è una scimmietta. Cos'è? Cos'è? Una bomba? No, ho rotto il pupazzo. Vabbè. Oh, ciao, come stai? Spero tutto a posto. Com'è? Oh, che palle. Ma senza armatura. Come va? Come va? Porca miseria, che palle, oh. E io sto senza armatura, non ce l'ho io, non lo vedi? Sei strabico. Cosa fa questo, dai? Non... Ma chi è? Non doveva accadere. Ah, ma io l'ho lasciato morire così. Vabbè. Fin troppo. Nonostante i miei ordini, forse ha provato a combattere. Probabilmente anche l'altra iniziata è morta. Questa è una mia responsabilità. Ma sei... Non è un problema che... Ma adesso non sono in... Ma sì, sono morti, dai. Altrimenti faremo la stessa fine. Dai, andiamo. Tutto bene. Ma insomma, tutto a posto. Colpa tua, maledetto. Niente, non ho fatto niente. Andiamo, va. A proposito, ma io qua non posso... vedi che c'è... Vedi che si può andare di qua, allora. Oh oh, questi cos'erano? Qui? Denaro prebellico. Martello a punta. Cos'è questo? Baule completo, munizioni, forcina. Trasferisci. Invece noi ci trasferiamo della roba. Intesto di gaming. Ma anche qua. Acqua purificata. Acqua. Nozioni di base. Via, via, via.
appunti ripostigli, appunti di De André, appunti di staggentaccia. Arrivederci, taglia a gole, braccio destro metallico, camicia, oddio, stavo leggendo camicia di un certo colore. Devo fare il livello intero, cioè senza mai morire, al 95%. Quella sta meglio di loro col VSE, no? Sicuro? Sicuramente. Beh, meglio di me sta sicuro. Allora, 7, carbone, carne avariata, carne luminescente. Oddio, cartucce per fucile a pompa. Stavo leggendo cartucce per pompe funebri, stavo leggendo, ma non credo. C'è la diffusione, gliela buttiamo qua. Chi va là? Chi va là? Chiave. Vabbè, questo no. Chiave, codice, gabbia di scorte, combustibile. Buttiamo qua. Cuoio grezzo, ma sì, tanto non mi serve questa roba. Dardo di balestra, manco ce l'ho le balestre. Poi etichetta, no, forcine mi servono, frammenti di vetro, no, pesano poco, vabbè, frecce, che non ho frecce, gomma, gomma, granate, cos'è sta roba, il prescelto, no, questa, kit di riparazione avanzato, no, lanciamissili, no, quello magari no, martello demolitore mi serve, mina criogenica, mente non mente, missile, minerale di uranio, missili si potrebbero anche, cazzo, 2 kg pesano, potrei anche buttare queste lanciamissile, però boh, molle sfuse, buttiamole, munizioni, guarda quante munizioni, manco muta la caverna, negoziazioni, nessuna via di olio di scarto, oh, buttiamo rumenta qua dentro, pala, ma la pala che schifo, cosa mi serve la pala, plastica prefusa, polvere da sparo, preoccupazioni, ma sì, vai, buttiamo tutta sta rumenta. Bene. Resti del soldato. Cos'è? Uno scheletro, che schifo. Rimedio. Rottami di acciaio. Guarda quanta rumenta che c'ho qua. Per forza che poi peso. Rottame. Che schifo. Scheda. Score nucleare, Chernobyl. Sfera calibro. Pezzo aggiornamento, squadra di ricerca, stazione orbitale, Nova, Stat Boy, Steampunk, storie, super metallo, questo no, ti hanno insultato, tubo, unguento curativo no, vite sfuse potrebbero servire, questo cos'è, no, anticorazza, basta. Hai provato la pistola aliena? Riprende visualizzazione, ma guarda, meglio che non commento io, sulle ste robe delle visual, guarda. Ma qui hai trovato, no, qua no, me l'ha data anche una missione, credo, me l'ha dato una, ho fatto una missione, ma non mi ricordo esattamente che cosa. Oddio, sono entrato in una fenditura. Guarda, io ti dico che sta cosa delle viso, guarda, è una spada di Damocle, soprattutto uno che aveva una media di 10 tra un po'. E adesso c'è una media di 5, quindi, ma è già tanto che avrò 5, secondo me vado ancora più giù tra poco. Cioè, quindi purtroppo la gente segue solo alcuni, poi non c'è gente che non passa più. Guarda. È iniziato Houston. Che è? È lì? Ma è morta? Che cazzo fa quella? Ma cosa c'è, una paresi? Boh. Che sei inchiodato? No! Non avvicinatevi! Credo. Guarda, è solo che tu sentirai sempre gente che dice: no, siamo contenti anche di tre. Tanta roba, mi. Cioè, proprio.
Ma è una battaglia ormai, secondo me, è persa. Perché tu puoi dire anche aiutiamoci, ma qua in Italia purtroppo c'è questa mentalità di cavolo. Ops. Cavaliere, no. Cioè, secondo me ormai sono tutte cose. Perché vedi qua, una volta passava più gente, adesso non passa più nessuno. Tra l'altro, alcuni, a mio avviso, non si meritano quello che hanno. Perché a mio avviso sono proprio degli incapaci. Che però usano il modo di loro modo di fare ruffiano un po' così, allora hanno per quello. Ma ormai dire ormai ci aiutiamo, io ormai non credo più in ste robe qua, sinceramente. Chi è? Cosa c'è? Io personalmente non credo più. Ma io, ma chi è? Ah, ma non so da dove sono arrivati questi, sai? Questo qua sembra Kratos. Ah, ma io, a me non mi interessa aiutarli. Se hanno qualcosa di buono. Tibia, polvere da sparo. Ecco, ti è, ti aiuta a morire. Ecco, oh. Basta, abbiamo vinto, grande. No. Con molta calma, eh. Dito. Qua. Oh, mamma mia, pazzesco, volete fare i furbi, eh? Oh, mamma mia. Ecco. Ecco. Sei il Deadpool di Twitch. In che senso? Io sono l'anti... Io guarda, mi auto-identifico come l'anti... Cioè, come l'anti-streamer. Perché fa cose che in teoria non si dovrebbero fare... Tutte ste cose non si devono dire perché poi io sento gente che fa così, che fa i ruffiani, poi in privato mi scrivono. C'era una persona che mi scriveva sempre che si lamentava, cioè che non c'era mai nessuno, che il suo pubblico faceva schifo, cioè in privato. Invece in live dice, oh, amorini qua là, no sono felice, che cioè dai, su ora. Sì. Ma non è normale neanche quello. Cioè, quindi io sentivo sta persona che si lamentava in privato ogni santa volta. Si lamentava del pubblico, gli dava degli insulti orribili, proprio di quei insulti che non sono ripetibili, diciamo, va, se vogliamo proprio. Però poi là facevano tutte le altre, no, amorini, tesorini. Basta. A me ste robe mi fanno veramente arrabbiare, a me ste cose. Grazie. Hai parlato con se voci quasi. No, non credo. No, non penso di no. Penso che non so neanche. Penso che non sappia neanche chi sia Follettina. No, non credo. Ma il divertimento ormai arriva, cioè, ma vaffanculo. Scusate. No, ma io sinceramente mi diverto quando c'è gente, quando non c'è nessuno, sinceramente quando vado sotto la mia soglia di aspettative non mi diverto, ma si nota, solo che io lo dico in live e gli altri no, gli altri sono degli ipocriti del cavolo. Quindi io preferisco fare così, guarda, preferisco essere onesto con chi mi segue e dire guarda, io mi trovo questa situazione, a me non va bene, basta, e lo dico in faccia, come faccio nelle cose. Non c'è da temere, l'armatura. Io non sono uno che gioca, gioco giusto alla sera un po' con Jack, ma solo per parlare, ma io non sono un giocatore, non me ne frega granché. Ho superato la fase di gioco. Tempo per le scuse. Quindi gioco perché metti riporto in live un testamento. Po' alla sera, ma se non fossi in live su Twitch, giusto. Onestamente neanche giocherei. Questo non deve distrarci dalla mia. Non è che ti baniamo, ti devo togliere il messaggio perché ecco, grazie, perché approvo però, approvo, non è che non abbiamo ancora ucciso gli ultimi. Se vede qualcuno, no? Ma no. Ah no. Scrupolosamente. Cos'hai trovato? Fatte zitto. Ecco qua, andata a morire da qualche parte. Ok, quindi a me sinceramente ste robe ipocrite ormai io.
Per quello io ormai dico sì sì. Quando sento dire oh, facciamo le cose, sì sì, va bene, va bene. Accidenti, auguri. Ah, io li riconosco in realtà per sentito dire, e poi mi sono informato su che feccia sia. Io i big proprio li considero meno di zero. Ma no, non per come esseri umani, proprio come streamer, youtuber. A me proprio non mi vanno, a me, sinceramente. Cerca? Cos'è? Cerca informazioni. Li cerco qua? Come si fa a cercare qua, scusami? Ma cos'è sta roba? Perché continuo? Oh, ma... Oh... Ma li devo cercare qua le informazioni? Ma stiamo scherzando? Munizione, sempre munizione. Una marea di... Esatto, una che dice per stare... Viene anche invitata in TV. Infatti io sono me stesso, infatti. Infatti io sono me stesso, infatti. Infatti. Ma io l'ho visto una volta che andava sta persona, andava dalla D'Urso. Ma io dico, ma andare lì, io non ci andrei personalmente. Però ragazzi, ognuno. Però mi rendo conto che i soldi sono belli. I soldi sono belli, ma la dignità forse vale di più. Ma il problema, non, guarda, bisogna vedere, perché io posso capire che uno può, perché io per esempio, guarda, quando arrivo alle 6 e mezza, non riesco a passare dalla gente, però magari, cioè, io per esempio arrivando alle 6 e mezza, oggi sono arrivato alle 6:20. Sto un po', sono passato da Jack, ma proprio 10 minuti. Ho preparato questa. Poi dopo stacco. Devo fare. Infatti, tra poco stacco e vado da. E devo fare delle cose. Ma posso capire quello. Ma. Bel lavoro. Abbiamo però combattuto con onore al servizio della confraternita. È veramente interessante. Tutti noi. Adesso basta che non guardi la televisione. Sei a posto. Quindi il problema del tempo è sempre una... Ma poi specialmente io ho sempre fatto così, anch'io dico sempre non passo da... Però mi rendo conto che avendo anche due canali, cercare di far funzionare, poi ho altre cose da fare, insomma. Posso capire che il tempo è quello che è. Oddio. Io radio quando posso li faccio, però... Sai, io poi magari vedendo poca gente stacco subito, eh. Non è che sto... Non è che con uno o due persone sto, dopo 10 minuti stacco io. No, proprio se ho 4 persone, già 5 avrei staccato subito, ma poi siete ci siete voi. E vabbè, ho tenuto. Ma in teoria avrei già staccato subito, perché 5 per me non è un brutto risultato e quindi si toglie. Quindi stacco dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi nel senso, i radi magari li faccio anche, ma se non passa nessuno chiudo subito, quindi niente radi, cioè ci rimette anche quello dopo. Almeno io ragiono così. Cioè alla fine è così, purtroppo non mi va di stare con poca gente, proprio perché c'ho altro da fare, posso perdere tempo, quindi ho dei risultati. No, ma credo che questo è il pensiero di tutti, solo che c'è un'ipocrisia assoluta. C'è un altro giorno che passavo che seguo, che aveva uno che era lui. Cioè, ma io sono contento di averne uno, dai, che bello. Io ho detto contento tu, contenti tutti. Mentalità proprio, è una mentalità proprio, cioè puntare al basso è una mentalità proprio da perdenti. Bisogna puntare sempre al massimo nella vita, bisogna puntare sempre su. Se punti giù, se dici ah vabbè, ma 4 è meglio che 2, vabbè, sinceramente. Oh tigre, sì, oh tigre, che Shiro, vabbè, ma che Shiro lo davano su canale 7, su quelle robe regionali, e a mezzanotte davano i film mezzozzi con le signorine. Troppo
Dobbiamo puntare al massimo, non al minimo. Ma chi si ricorda? Io me ricordo io Robo Wars con cavolo, con quel tizio con i capelli grigi che si chiamava Andrea, che conduceva, c'era Hypnodisc, c'era, che io adoravo Hypnodisc, poi c'era quell'altro piccolino. Cavolo, mi ricordo, sì. Mi ricordo che si chiamava Andrea, però non mi ricordo come. Andrea qualcosa, sì. Che era, avevo sentito dire, uno che commentava il basket prima. Però boh, però magari no. Ora è il figlio legittimo di Robo Wars di ma. No, adesso no, ma no, ma adesso io televisione non ne vedo. Non ne vedo, però ai tempi era divertente. Perché c'erano anche i quattro giudici, che erano pazzeschi. Poi c'era quello piccolino. E vabbè, ma Hypnodisc era tanta roba, Hypnodisc. Quella era la roba seria. Adesso io guarda, televisione non ne vedo mai, ma proprio mai. Sì, è lui, sì, ho detto basket, ma era pallavolo. Ma non mi ricordo, il nome me lo ricordo. Il nome mi ricordo, però non mi ricordo cognome, forse con la S comincia. Adesso, cavolo, accendo la televisione, sento un sacco di minchiate in televisione, porca miseria. Apro la televisione, sento un sacco di telegiornale che dicono sempre le stesse cose. Clima vari di terrore puro. Sembra ogni giorno accendo, apro Facebook, ci sono dei bollettini del terrore. Cioè sembra di stare in guerra. Slam Jam? Sì. Mi ricordo. Adesso apro Facebook e c'hanno i bollettini, sembra di stare in guerra. Morti e feriti. E basta, guarda, non apro neanche più Facebook. Apro poco Facebook, guarda. Altrimenti può diventare scemo. So. Ehi, hai per caso visto Marsha? Il basket. Una ragazza con i capelli neri e lo spirito. Sì. Ordini del cavaliere. Sai cosa? Visto che sei qui e se non hai altri incarichi per il cavaliere Shin, forse potresti occuparti. Vediamo cosa ci propone sta. Ho intenzione di fare un controllo su questo Pip-Boy. Aggiornami non appena riesci. Devo controllare, cioè? Che devo fare? Che cavolo vuoi? Adesso questa? Puoi andare a cercare. Doveva recarsi a Fountain. Ma chi? Ma chi devo cercare? Cosa Inizia devo fare? Inizia parlando con suo fratello minore, ma... Spero. Ma cosa sono? Ok, ho fatto un'altra missione. Vabbè, andiamo qua. Andiamo da sto Ebet. Ah, spacca grugni. Danni aumentati dopo ogni colpo. Là. Oh mamma. Persone scomparse. Vediamo se riusciamo a farlo in quest'ultimo quarto d'ora. Tanto ormai. Infatti io penso che stasera la live mi è andata malissimo. Infatti non sono soddisfatto assolutamente del risultato. E questo lo dico proprio chiaramente, lo dico in faccia. Monster Jam. Sì, mi ricordo quello del... Sì, mi ricordo Monster Jam. Non sono proprio soddisfatto. Puoi aiutarmi a trovare mia sorella? No. Scusa, ma ho da fare, vabbè, dai. L'ultima volta che ho visto Marsha, facciamo finta che mi interessa questo bambino. Sì. Le è successo qualcosa di... Probabile, so magari è morto. Mai, di ma sì, è morto. No, ma prima di andare si comportava in modo strano. Mm-hmm. Tipo, sai che ti vorrò sempre bene. Ma no, non ti vuole bene tua sorella. Mi stai su culo. Prova a chiedere a Luis Ramirez. Ma non mi interessa. Anziché diventerò... No, sei brutto. Chi è? Ah! Mamma mia. Sì, lo so che ci sei. Bambino inutile. Come si esce di qua? Ecco di qua. Dai, andiamo a vedere chi è. Tutti qua sono questi. Sparisci. Lo scontro è appena cominciato. Stai zitto. Disciplina. Ma va. Allora, dobbiamo trovare... Che qua non...
Ti facevi prendere un accidente per stare a Calzauto a vedere Monster. C'era anche il football americano al sabato mattina, ma tanti anni fa quando ero piccolo. Scomparsa? No. Sta solo. Sì, me lo vedevo. Però c'era anche. Certo che stia bene. C'era anche il football americano al sabato. Al sabato mattina. Insieme alle 9 di mattina, alle 9 e mezza. Va bene. Non ne sono sicuro. Ma credo che c'entri il gruppo bellico di Predoni. No, come che importa un Predoni? No. Stavo peccato, avrei subito. Sì, era di no, però ore di notte fanno solo il Super Bowl. Invece facevano proprio tutta la proprio tutti i giorni, cioè no, tutti i giorni, scusami, tutti i sabati. Adesso credo che fanno solo il Super Bowl adesso. Credo che ora lo fanno solo per il Super Bowl. Mi ricordo che su Italia 1, vabbè, la Super Bowl è, ma non è che mi interessa, però mi interessa quello che può succedere durante il Super Bowl. Tipo come quella volta lì che ha cantato Janet Jackson con Timberlake, che ha fatto vedere le poppe a tutta America. Sì, che probabilmente l'avranno già vista tutti, però. Eccoti a Fort Atlas. Adesso che dobbiamo fare? E adesso? Persone scomparse, recupera marcia dei Predoni. Andiamo a prendere sta sfigata, che chissà dove è andata, ma. Vabbè. Bevi, non ce l'ho l'acqua qua. Sgranchirsi. Ce n'era uno sulla set della disco di Chandler che dove facevano lottare virtualmente. Ah, sì. Sì, mi ricordo vagamente, sì. Sì, vabbè. Quello, beh, il Wrestling da noi arrivava già ultra censurato, eh. Non è certo una novità. Da noi arriva tutto censurato, gli anime, il vres, tutto arriva censurato. Allora. Porca puttana, vuoi vedere che mi sento? No. Cos'è un orso? Allora, andiamo di qua. Che diavolo è sta tizia? Che palle, oh. Doveva proprio perdersi di qua, sta deficiente qua. Niente parolaccio, no! Vabbè, un minuto, sì. Dai. Hai 0-1, niente parolaccio, dai. Sai quando facevano quel programma dove facevano affrontare personaggi. Era. Cos'era? Celebrity Deathmatch? No. Quella roba lì era su MTV però. Dai, comunque, su. La colpa è mia. So che hai voglia di aiutare,
ma Sheena e Burke sono il meglio. Ciò che è una minaccia per loro sarà senz'altro molto pericoloso. Dai, su. Che cosa ci fai qui? Che cazzo? C'è? Hai fegato a farti vedere dopo averci venduto. Sarà Marsha a decidere. Certo che no. Perché non la smetti di farci perdere tempo e... Oh, lei non ha bastonato in faccia. Grazie di averlo chiesto. Vorremmo ringraziarvi di cuore. Sì. Hai già aiutato abbastanza. E riguardo Sheena e Burke, ci sono in ballo le loro vite, non... Tengo alla loro vita quanto alla mia. Ah, non posso fidarmi. Se restiamo qui con le mani in mano, moriremo. Qual è il loro Sheena problema? Marsha, maledizione. Non era previsto che tu lo sapessi, ma siccome è così, non ci possiamo fare più niente. Marsha non tornerà con te. Si occuperà di Sheena e Burke. Ma chi è? La fraternita l'ha importunata già abbastanza. Per una volta... Non tornerò a Fort Atlas. Non hai il diritto di prendere decisioni... Oh, sì che posso. Dai, su. Preferirei ci fosse anche una di noi, invece di fidare... Una di noi? Ti dimostrerò. Dai, su, stiamo perdendo tempo. Facendo test con armi, un pirata... Ah, no, non... Questo qua non è... Me lo sono perso, questo programma. Andiamo alla SMA. Oh, ma non posso occupare. Non posso occupare nessuno, ma che schifo. Vabbè. Mi diamo una bastonata sulla schiena. Non sai che me lo sono perso sta cosa. Lo sono perso. Vabbè, se ti ricordo magari il titolo, magari trovo delle puntate abusive su YouTube. Tanto parliamoci chiaro, la gente se le va a far vedere altre parti, eh. Andiamo a vedere qual è sta missione. L'area del terrorismo irlandese contro Al-Qaeda. Ma come si chiama il programma? Te lo ricordi? Che magari... Magari provo a recuperarlo se lo trovo... 40 tappi, belli massimo. Lì ragazzi. Ti ricordi il programma? Magari lo cerco su... Sì, appunto, strano. Molto strano. Perché davo la roba... Boh. Sì, è molto strano. Curiosa. Curioso. Sì, vabbè, se fanno una roba così adesso, sai cosa succede? Death List Wall. Ah, ma è italiano? Sì, beh, per forza. Death List. Aspetta che mi faccio uno screenshot e me lo segno. Vediamo se lo recupero da qualche parte. Interessante sta cosa. Death List Warrior. Ah, è interessante sta cosa. Secondo me... provo un po' a cercarlo su YouTube. Magari trovo qualche puntata. Beh, pazzesco se fanno una roba così. Ti do il benvenuto a Watson. Morte dall'alto. Ah, vabbè, la solita missione. Ok. Strano, la... Attenzione, no. Attacco nucleare imminente. Ma no, non voglio l'attacco nucleare. Abbandonare la zona il prima possibile. Da che parte arriva, scusami. Grazie per la collaborazione. Oh oh, mica sono anche abbastanza vicino. Tito, Tito. E basta. Povero spirito. Ehi, ma sono dei robot. Pazzesco. Minerali automatizzati ti accolgono nella patria. Porta dell'ascensore, via via via. No! Oh, mamma mia, chi è? No! Chi è? Chi è? Che
Ammazza, te ti levi. Bastardo. Vai, vai via. No! Ma che cazzo? Via! Puzzola. Via, via, via. Oh, ma cos'è, vedi? Oh, che delirio. Cos'era quel robot che mi è piombato così sulla schiena? Oh, ma roba da matti. Ah, sì, grazie, grazie. Questa qua, spero che ci sono degli episodi su YouTube, guarda. Ma chi è? Oh, eccola qua. Mi chi hanno è? Preso, mi hanno preso. Falso allarme, disattivazione. Eccola lì. Eccomi. Avrei. Ti ho salvato la pelle. Sì. Sì, come no. Sono sempre. Grazie allora per avermi mandato le spiegazioni. Ho già setacciato questo piano. Piano di sopra. Ah, andiamo. Non puoi scappare da me. Ma chi? Ma dov'è la tizia? Entra, entriamo al terzo piano, magari. Sì, sì, sì. Sì, sì, va bene. Guarda, vediamo un po' adesso. Mi metto in condizione. Basta! Basta! Cornuto. Sì, tanto tra poco bisogna staccare, quindi non è che. Ok, acqua sporca. C'è questa. Ma dov'è che devo andare? Mica l'ho capito che devo fare. Quei predoni di Crater si credono dei duri. A pace contro gladiatori, viking, samurai, sparte, ninja, pirates, yakuza, ma oddio, ma. Shaolin. Mamma mia! Ma c'è di tutto, ma è italiano sta roba? Penso di sì. La mia pistola si sentiva sola. La pace. Basta. Ci ucciderai tutti. Come no? Sì. Sì, li ucciderò tutti. Sì, li ucciderò tutti. Chi è? Chi è? Chi è? Cos'è? Ma cos'è? Ma c'ha. Ma cos'è Reptile? C'ha il sangue verde. Secondo te la prima stagione Shaco Zug. Mamma mia, veramente figo, sì. Sono inarrestabili. Sono inarrestabili. Ma era Reptile quello, dai, impossibile. Il sangue verde. Qua so che bisogna esplorare sicuro. Perché sicuramente c'è da esplorare. Chi è? Perché sento un brutto rumore? Sento un brutto rumore di. Vabbè, di sega, ma. Di sega elettrica, non di quelle che fanno i pippomani. Nel 2011 hanno chiuso, chissà perché. Ma ho un sentore perché hanno. Oddio. No, non posso aprire la porta. Ma che è? Vabbè. Due videogiochi? Al prossimo giro mi compro una pistola nuova. Ma si può andare di qua, sì. No! Ma basta! Tap. Oh. Usa il terminale. Chissà come mai. Ok, facciamo questo. Emergenza ascensore. Vediamo se ho fatto bene. No. Ok, ho sbagliato. Emergenza ascensore. Evitare le radiazioni. E solo per. Ok.
Appuntamento con Kit. Ma che, oh, ma che palle. Ma ha aperto sto coso. Perché adesso non mi apro le porte? Che palla, ma perché? Ma porca miseria. Ma pensa a te. Dovrebbero pagarmi il doppio per non fare niente. Pensa un po', è quello che dicono tanti su Twitch, cavolo. Per non fare niente. Vengono pagati per fare niente. Ah, andiamo un po' qua, opla. Ops. Vabbè. Cosa devo fare qua? Non si capisce che devo fare. Cosa devo cercare? Niente devo cercare. Chi è? Non c'è niente. Questo cos'è? Facciamo fine ai 15, poi. Poi. Cos'era? Eccolo qua. Chi è? Basta. Ecco. Chi è? Oh. Evento terra ardente. Ok. Boh. Non lo so che fare, ma cosa devo fare? Non mica lo capite. Forse devo entrare lì? Ma no, è impossibile. Ma se c'ero io prima qua. No, sono scarso. Maledetto. Maledetta porta. Non credo sia di facile soluzione questa cosa. Ah, però scusami. Sala d'attesa. Ah, vabbè, proviamo ad andare un attimo in sala d'attesa. No. No, ma... Porta aperta. Ma io ero su allora. Che palle sti livelli, ragazzi. Quanto l'ora si darà deve essere un ottimo scout. Può essere. Può darsi. Non ci capisco più niente. Ma cosa devo fare? Oh. No, non posso fare neanche questo. Ma cos'è che posso fare esattamente? No, così per chiedere. Terzo piano. O lo hanno fatto. Boh. Siamo alle solite. Ma qua è salvato? Secondo o no? Neutralizza i nemici. Ma li ho già neutralizzati. Guarda, queste robe mi fanno proprio arrabbiare sti livelli, perché sono proprio inutili, sono. Ma che senso ha aprire così che non c'è niente? Che palle. Niente, boh, lo continuerò poi in privato, perché non so, adesso ho fretta. Non so neanche che cavolo devo fare. Sta 3 ore così sicuro. Fare 3-4 ore a fare sto livello che non capisco che devo fare. Sicuro, ma è sicuro che è così. Che se no veramente non si spiega sta cosa. Porta cena. Boh. Qua non posso fare un cazzo. No, non posso fare. Su, procediamo. Vabbè ragazzi, io chiudo qui, tanto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Speriamo di riuscire ad andare avanti, poi stasera lo faccio. E grazie per essere passati, e nel caso vi aspettiamo alla prossima.
quindi ciao.